potremmo avere un po' di pace. Urla imprecazioni tutta la notte. Beh, respira ancora. È fortunato a poterlo fare. Quel vecchio dice di essere uno Radrim, ma beve come un bue. È arrivato giorni fa in cerca di un servo del demone Lilith. Un uomo pallido. Mi sa che non gli è piaciuto ciò che ha trovato. Capisco. Ora me ne occuperò io. Tu chi sei? L'ho incontrato sulle vette frantumate. Ho visto il suo uomo pallido in una visione, se ci credi. Bene, è tutto tuo. State lontani dalla bottiglia, voi due. Per tutti i diavoli, che cosa vuoi? Mi hai detto tu di incontrarci qui, Lorath. Te lo ricordi? Certo che me lo ricordo. Mi stupisce che tu non sia morto. Passami la bottiglia. Che cosa ti è successo? Sono stato aggredito, evidentemente, da diversi litri di alcol versati dalla mia stessa mano. Ma potrei anche essermi azzuffato con una capra per questa pozza di fango. Mi piace pensare di aver vinto. Lorath, chi è l'uomo pallido? L'uomo pallido è... era un Oradrim. Oradrim? Allora lo conosci? Pensavo di conoscerlo. Si chiama Elias. Era il mio apprendista. È stato lui a portare Lilith al Sanctuarium. È possibile che io non abbia preso bene la notizia. Quindi cosa dobbiamo fare? Trovarlo. Scoprire cosa ha fatto. E poi ucciderlo. Ascolta, c'è una donna qui da qualche parte. Ha dei messaggi che ci servono e... io in questo momento sono inutile. Vuoi andare a trovarla? Abbiamo già perso troppo tempo. Controlla alla locanda. Chiedile se ci sono notizie del monastero di Orbei. No, nessuna notizia da Orbei, come ieri e come il giorno prima, ma c'è dell'altro. Corre voce che un uomo pallido sia passato per le gole di Abaru tempo fa. Un tipo funesto, vestito di nero. Dopo lo spettacolo di ieri sera, scommetto che Lorath vorrà saperlo. Oh, Donan, quello stolto non poteva immaginare che Lilith avrebbe cercato Astaroth, men che mai che gli avrebbe offerto suo figlio. Ma cosa ha ottenuto in cambio? Astaroth proviene dal regno dell'odio, come lei. Forse qualcosa lo aspetta a casa. La stupidità di Narius non cessa mai di stupire. Se non avesse ucciso Rathma, avremmo potuto fermare Lilith, ma ora... ora lei ha la chiave per gli inferi. Possiamo supporre che cercherà una porta. Strano. Ho scritto al monastero di Orbei il giorno in cui sono arrivato. L'abate dovrebbe aver risposto ormai. Tekrin parlava di certe voci. Un uomo pallido, visto nei pressi delle gole. Le gole? Potevi dirlo prima. Dobbiamo andare subito. Ah... ma non possiamo tralasciare Orbei. Al diavolo, vado alla gola.
Mi trovi lì o al monastero. Finora ti sei dimostrato affidabile. Non deludermi. Gli studiosi di Orbei dedicano la vita allo studio della conoscenza proibita. Per servire la luce bisogna conoscere l'oscurità o altre banalità del genere. Ho scritto all'abate per avere informazioni su Lilith. Il suo silenzio è insolito. Non perde mai l'occasione di dire la sua. Volevi dire è pazzo? Elias era un mago eccezionale. Avrebbe attraversato le fiamme stesse in cerca della verità, spesso trovandola. Qualunque verità abbia trovato in Lilith, solo lui è in grado di spiegarla.